vegetali in Calabria sono per esempio il pollo vegetale, sai? Importante perché tanto ben augurato. Dentro ci sono peperoni e patate fritte. Questa era una cosa che succedeva sempre durante i nostri viaggi di ritorno per la Calabria, quando andavamo a trovare i parenti, a fare le vacanze. Peperoni. In un forno di salame. Da Genova a Scilla sono 1300 chilometri. Più in là c'è solo il mare e la Sicilia. Scilla c'è, con le sue barche di pescatori. Caridi no. È un abbaglio, una visione che di tanto in tanto appare sullo stretto. Gli estimaturi di Parmi, ristiottari di Seminara, laci di Pellegrini, gli
anche russi di Bagnara. E da cantare di scena. Sotto le cinque dita di Pentedattilo non c'è più nessuno. È uno dei molti paesi fantasma, via dalle alluvioni e dai terremoti, dalle frane dell'Aspromonte, dalle miserie. Anche questa è terra mia. Noi siamo Ars Populi. Qualcuno ci ha definito guardaroba musicale, perché ci piace rivestire le piccole storie con la musica e con nuovi significati. Questa è A Strada e Casa, il nostro viaggio di ritorno, dalla Liguria alla Calabria, alla ricerca della nostra identità e della nostra lingua. Simucca, terra mia. Siamo qui, terra mia. Ci volevano sti poeti sconosciuti, o mischiarono sta via. Ci volevano questi poeti sconosciuti per mostrarmi la via. Spesso ci si chiede a cosa serve il dialetto. A noi è servito per ritornare a casa. O forse non siamo mai partiti. I capelli ce l'ho giusti, mia signora. No, sei in cazzetta. I fantasmi non ci seguono a Gerace, si fermano prima. Troppa bellezza fra queste facciate barocche. La città alta, la cattedrale. Concerto di Ars Populi a Gerace. E noi suoniamo fra le chiese bianche. Stilo, patria di Tommaso Campanella, filosofo dell'utopia e della giustizia. Pagò con 26 anni di galera il suo impegno. Sulla strada di casa sarà bene passare di qui.
mamma non mi mandare all'acqua sola. Come lì naro mi voglia passare. C'è che sogno una giulutta amore, e tanto mi voglia bruscinare. All'acqua chi la va ancora mi ascanta un sentio d'amore, e mentre ella si parla i panni amplavi tutta roba e lo mi è chiamata a ti innamorava ti innamorava che hanno due simo compagni. La cosa che indavi, ci accompagna a spartimo. Caro amico domani ti invito, porto pane con mia buca, porto vino con mia cito. Caro amico domani ti invito. Dalla brisella mia, dalla brisella, tutta bagnata d'acqua mi venì. Dammi un poco d'acqua e sarà ceria. E acqua non si da dona. Le serre calabresi sono un labirinto di alberi e una strada tutta curve. Verso il mare Caulonia, Riace, Badolato, con i centri storici ripopolati dai migranti di oggi. Sulla montagna i sogni di ieri, miniere di ferro, officine, le fabbriche d'armi del Regno di Napoli. Abbiamo musicato testi di poeti popolari calabresi, per lo più di fine Ottocento. Uno di questi poeti era uno scalpellino, Bruno Pelaggi, vissuto fra questi monti a Serra San Bruno, Mastro Bruno, in preca contro la miseria. E rivolgendosi al re gli dice: «Vi dicano sussulu che canto sta canzoni, ma parecchi milioni di italiani. Gridamo pilla fame, miseria e povertà, dicendo maestà, pani e lavoro». Gli emigrati in America e in Canada rientrano nel piccolo paese di Brognaturo in occasione della festa del ritorno. Noi suoniamo qui. Anche le parole dei poeti con il concerto tornano a casa. Da Reggio Calabria a Vibo Valentia, dalla costa ionica alla costa tirrenica, dalla montagna al mare, Capo Vaticano, Tropea, Pizzo, nuovi incanti. Io ho sempre parlato in dialetto a casa mia, è la lingua dell'intimità. Si litiga in dialetto, ci si accalora in dialetto e si ama in dialetto. È un suono che l'emigrante porta dietro con sé. Le parole in dialetto sono più concise, dietro ci sono volti, gesti e sapori inconfondibili che risuonano dentro
anche a chilometri di distanza. Monterosso Calabro è il paese dove sono nato e da dove sono partito a 9 mesi di vita, per la Liguria, con mio padre, mia madre, i miei fratelli. Guardo i volti scolpiti nel legno da Ceravolo, artista autodidatta di Monterosso, e mi paiono proprio facce conosciute. Nel 1783 il grande terremoto colpisce Castelmonardo. Il paese viene ricostruito con i soldi americani. Cambia il nome in Philadelphia. Una grande avenue lo attraversa fino alla Piazza Quadrata. Qui nacque Giuseppe Monaldo, prete liberale, inviso a Borboni e alla Chiesa, poeta in lingua calabrese che racconta delle troppe tasse e della corruzione dei potenti. Il terzo concerto è a Philadelphia. Grazie anche a Monaldo. Con una stifa e nu varrili d'acqua tinta culovino, farà polo signorino tavernaro così fa. Specialmente mo che tene brava conti con la mappa, lu dinaro chi lo acchiappa numerare culo po. Lu tamarro appena scura, culo tuoccio e la lanterna, luocco luocco alla taverna per muciurra sindalare. Lo dinaro che ogni giorno faticando si procura, tra lo spazio de mezz'ora si lo frusce a tutt'un'anno. Non si sturda se a mogliere, se a figliuoli, mamma o tata, o si scula la cannata solo pensa e niente più. E colcato panzanaria, dopo cinque lo trippuni, canta allievo sta canzoni e la dico mu si sa. Ca veniti, amici cari, se non siti varvaianni, piparia dei rimalanni e sto vino che è nacca. Vino rosso dei ricuesti, lo matisi e l'andaro, e lo solo gran riparo dei guai e malattie. Con la stifa non varrili, acqua tinta con lo vino. Fare poi lo signorino tavernaro così fa. Specialmente mo che tenebra vi acconti con la mappa. Udinaro chi due acchiappa, numerare col lupo. Utamaro appena scura, con lo tuo cielo lanterna. Luoco luoco alla taverna, e mo ci urra sin da fa. Dinaro che ogni giorno faticando si procura, tra lo spazio de manzura si lo fruscia tutto chiaro.
montagna. O si scura la cannata su un pezzo e niente più. È curcato panza in aria, dopo si gelutro i pugni. Cata dietro sta canzone, e la dico mo si sa. Venite amici cari, si non si chi parvagliani. Mi paria degli malanni e stufi nucche e necca. Meno rosso degli questi, Roma chi si è chialandaro. E lo solo gran riparo degli guai e di malati. È il 1964. Una ragazza di 17 anni vince il Festival di Sanremo e l'Euro Festival di Copenaghen. Il brano è Non ho l'età, canta Gigliola Cinquetti. Gigliola riceve migliaia di lettere di ammiratori. Molti sono connazionali emigrati all'estero molti anni prima, che attraverso di lei sognano un riscatto. Le chiedono aiuti e denaro. Oggi quelle lettere sono depositate in un archivio al Museo Storico di Trento. Una di queste lettere è scritta da una ragazza emigrata in Svizzera all'inizio degli anni 60 con la sua famiglia. Non chiede aiuto a qualche istituzione oppure alla politica, ma lo chiede a Santa Gigliola della televisione, che come lei non ha l'età. Lasciati o viva un amore romantico. Mio zio ha lavorato in miniera, in Valle d'Aosta. Poi è andato in Svizzera per più di 10 anni e poi ha preso una nave e è andato in Brasile. E poi è tornato a casa. Noi estraevamo l'acciaio vicino al Monte Bianco. 37.000 tonnellate di acciaio di 3 turni. Noi eravamo 3 turni. Circa per ogni turno eravamo sui 60 operai, ancora di più. Comunque impiegati, equiparati, eravamo quasi 3.000 operai. Dove si scioglieva l'acciaio, nei forni, ce n'erano magari altri calabresi, ce n'erano pure della provincia di Napoli. Erano di Caposella, che, amici miei proprio che abbiamo lavorato assieme, brave persone. E se guadagnavo, che mi ricordo io, 120.000 lire al mese, il 61, quando io lavoravo in miniera, il 61. E nella miniera c'è il pericolo di prendere la malattia professionale, la silicosi, è una malattia che non tanto facilmente uno la può risolvere, perché si deve rullare i vagoni pieni di acciaio. Io dopo quasi un anno mi ho insegnato la pala meccanica e riempivo i vagoni. C'erano i vagoncini che si attaccavano dietro, era a 12 cavalli, e si buttava via nei pozzi in questa maniera. E poi c'era la telaferra che la portava da Aosta. Con i trenini si portava fuori miniera, insomma era un'attività di lavoro abbastanza pericolosa. Comunque, grazie a Dio, è andato tutto bene. E poi ho migrato in Svizzera, e in Svizzera andavo migliore, in Svizzera me la passavo molto bene. E mi sembrava un lavoro leggero, perché là era pesante. In Svizzera abitavo uno regionieri che lavorava con la ditta stessa mia.
io lavoravo, io abitavo, e noi eravamo pure, ce n'era di Fuscaldomarina, di Amantea, ce n'era di San Lucido, Diamanti, ce n'era pure, insomma, di Paola, brave persone, veramente. Io le vorrei vedere, intanto dove le pesco, io devo andare in giro dove sono, perché abbiamo passato 10 anni, non è un giorno, Abbiamo passato, anzi ho lavorato più di 10 anni, dal 64 al 75, 11 anni. Ma prima lì eravamo alle baracche, che poi dopo 2 anni poi sono andato ad abitare, sono andato a finire ad abitare pure sotto un ponte. Ogni macchina che passava io mi prendevo di paura, ho detto adesso io qui vado, o tanto vado via a casa, in Calabria, o tanto mi devo cambiare di casa. Ho reclamato, sono andato all'ufficio. Guardate, io la notte, quasi 8 giorni che non dormo niente, che non dormo. Vedete se mi potete trovare qualche altra abitazione, perché sennò io vado via. A me fa il ragioniere, te ne vuoi venire in casa mia, se lei lo vuole a piacere. Come no? Allora sono andato a casa sua. Allora, detto lei, suonava un violino. La signora insegnava agli alunni, che insegnava un pianoforte, e suonava un pianoforte. Allora, il suo marito lavorava e suonava pure l'organo, e oltre, sì, l'organo suonava pure nelle chiese. Era tutta una musica là, e io mi piaceva. Anzi, c'era un pianoforte vecchio di quello antichi, ogni tanto cantavo O sole mio, e io. Cara Gigliola, prima di tutto scusa sta calligrafia, sogno un'ammiratrice che mi piace tanto, da un po' di anni che ci troviamo in Svizzera e stiamo tutti bene, ma mio padre è morto ed io non posso lavorare. Sono andato in Brasile per cambiare fortuna, per vedere se trovo un lavoro migliore, che si guadagna di più. In Brasile si stava male, perché non ho potuto trovare lavoro in Brasile. E sono andato a finire nei padri cappuccini e mi hanno detto se lei se le portava la famiglia, se prendeva 3-4 mille ettari, 200 ettari di terreni, e fra 10-12 anni era ricco. Perché qui si vende la roba di campagna, si vende tutto. Ma io solo sono, come devo fare? Qualche serpente mi mangia. Sono i serpenti boi che sono quasi 3 metri di lunghezza e 80 di larghezza. Io avevo paura e ci ho detto, io mi dispiace, ma io in campagna non ci vado. Poi ci sono dei formichi che se ti mordono, ti mandano all'ospedale. E si mangiava fagioli neri e carne secca. A me non mi piaceva questo mangiare qua. E mannaggia, le stacce morendo. Manco mangiare mi piaceva. Quando il presidente è andato a Rio de Janeiro, ci ha detto, come stanno gli immigrati qui in Brasile? Stanno benissimo. Si trovano a Niterói, a Ilha das Flores. Perché non è venuto lui per vedere le zanzare che c'erano? Grazie a Dio me ne sono venuto all'Italia e mi trovo, all'Italia mi trovo migliore. Lasciamo Vibo e risaliamo verso Catanzaro. Prossima tappa,
un piccolo villaggio con case di legno e i tetti a punta. Non è Svizzera, è Calabria. Villaggio mancuso, costruito nei primi del Novecento da un geniale imprenditore. Appena qualche anno fa, il grande albergo delle Fate ospitava Sofia Loren e Amedeo Nazzari. Il bel cinema in mezzo alla Sila. Concerto a taverna. Dentro, nelle chiese, i trionfi barocchi di Mattia Preti, che girò per tutta l'Europa, ma non dimenticò mai il suo paese natale. Fuori i piccoli giocano a pallone e i grandi si contendono il cocomero. Abballati, abballati, figli schietti ammaritati. E se non ballati buono, non vi cantano, vi suonano. E se non ballati pulito, ce lo dicono lo strozzito. Ciu, 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 quanti femmini che ci sono. Il primo disco si intitola Governo, Puer, Culaccio e Camorrista, che è già tutto dire. Io vengo dal conservatorio e ora mi trovo a cantare in calabrese. Viviamo in Liguria, ma il fisarmonicista è triestino e parla in sloveno. Il pianista un po' suona Chopin e un po' suona il tango. E abbiamo un batterista rock che sul braccio ha tatuato Ars Populi, fra pesto e peperoncino, tutti sulla strada di casa. Veamos.
da Catanzaro a Cosenza fino a Guardia Piemontese. Nel 1561 i valdesi di Guardia vennero sterminati. Alle porte della casa furono imposti degli spioncini, in modo che l'inquisitore potesse controllare dentro. Ma questo non impedì di trasmettere, di padre in figlio, la loro lingua, l'occitano. Anche qui raccontiamo i versi dei poeti che resistono nel tempo. Oh, ma pure per cielo, pure per cielo. A venire come un coso, a sapere come una fiamma. Come lo chi ha blu mano, non lo vuole per gli orsi. E amo io. Ci aspettiamo un momento. Alzalo. Aspetta, ci facciamo una foto.
fuggiti, carignati in guerra. E vi accorgete, carignati in guerra. Odia tutti gli uccelli. E di la terra. Parvi de Zimmari, cagliuti tristi, Iuri de Lazzari, de Camorristi, Priesto a Campara, sgombrati in Ila, Natanagliati vedi in cialla sila, cu quale stomaco mo va appropriati, lu bella titolo de deputati, si randi e piccoli, gridiamo pari, li lupi miso, beppe curati.